Se c'è qualche domanda. Professore, riguardo ai dati, mi ha incuriosito una cosa, che lei, voi avete preso i dati diagnostici dagli enti tipo APA, ISPRA, Regione, eccetera, eccetera, Comune. Poi avete visto una miriade di punti, e lei ha parlato di sondaggi diagnostici a carotaggio. Volevo chiedere sulla base di quale criterio, perché per esempio dati ambientali ce ne sono tantissimi nella pubblica amministrazione, e questi ad esempio sono forniti, faccio un esempio del mio settore, per i siti inquinati si fanno una miriade di buchi, e immagino anche l'edilizia o quant'altro, per cui volevo capire da dove avete preso tutti questi dati, e poi anche il rilevamento della fauna, perché lei ha parlato, poi avete fatto quella carta idrogeologica che addirittura è riferita agli eventi del 2014 che abbiamo visto essere straordinari nella nostra storia. Grazie. Sì, allora, principalmente... Principalmente i carotaggi e le prove sono state ricavate dai dati che sono depositati in comune, perché la normativa prevede che si faccia l'indagine geologica, si faccia l'indagine geotecnica e l'indagine sismica. Tutti questi dati sono stati utilizzati, raccolti, e quindi siccome l'attività edilizia in questi ultimi anni è stata particolarmente intensa, noi abbiamo avuto a disposizione tutti questi dati. Per quanto riguarda invece i dati di tipo idrogeologico, noi abbiamo, con collaborazione con il servizio acquedotto, abbiamo monitorato pozzi esistenti sul territorio, quindi pozzi, ma ogni qualvolta poi il professionista fa una sua indagine, generalmente rileva nel tempo qual è il livello dell'acquifero. Ecco, questo è determinante, perché sapere dove arriva la falda, perché la falda influisce direttamente sulla resistenza dei terreni. E quindi abbiamo monitorato i pozzi esistenti, abbiamo utilizzato studi recenti da parte del professor Cucchi che riguardava proprio gli eventi di esondazione, diciamo, sotterranea del territorio pordenonese. Ecco, tutti questi dati sono stati elaborati anche in funzione della situazione litostratigrafica del terreno. Cioè, voglio dire, l'acqua nel terreno ha dei percorsi abbastanza complessi, non basta sapere dove arriva il livello freatico di massima piena, di minima o di magra, ma bisogna anche cercare di capire come questa circolazione idrica si muove. E un'altra cosa che è stata considerata sono anche la possibilità di falde sospese. Ecco. Le falde sospese sono particolarmente insidiose, perché poi uno non la prevede, perché è una falda che varia sia nel tempo che nello spazio, voglio dire, non è una falda che si espande con continuità, e anche nel tempo ci può essere un'immersa. Quindi sono studi, sono elaborazioni abbastanza complesse, che però sono partite, ripeto, da dati oggettivi, cioè rilevamenti proprio fatti, monitoraggi sui pozzi esistenti. La situazione a nord è molto più facile da controllare, perché i terreni sono più permeabili, mentre quella a sud, dove ci sono lenti di argille e di limi, la situazione è più complessa. La carta idrogeologica è una carta
complicata che comunque va verificata puntualmente, perché ripeto, la situazione è estremamente variegata. Sì, in ogni caso, come si è detto l'altra volta, la settimana scorsa, sulla microzonazione sismica, siamo sempre nel campo della pianificazione, quindi poi puntualmente ed è lì che entrerà in gioco la normativa che si sta scrivendo. Questo serve per andare a modulare la normativa e a richiedere a questo punto i professionisti, nel momento dell'intervento, tutta quell'indagine che adesso si poggia però su una conoscenza che è completamente più approfondita rispetto a quella che avevamo in precedenza. A te, Marco. Salve. E volevo fare una domanda per quanto riguarda la zona sud di Pordenone, quindi con terreni contraddistinti dall'orometria fine, e quanto è possibile il fenomeno di liquefazione? Tu non hai partecipato la scorsa settimana? Sì, c'è un po'. Allora, diciamo prima di tutto che il fenomeno della liquefazione è un fenomeno che è legato all'evento sismico, e si innesca quando la pressione intergranulare dell'acqua supera quella geostatica tra i granuli. In questo caso il terreno perde consistenza e va in liquefazione. E sul territorio pordenonese, sulla zona sud, va sempre verificato questo aspetto. Anche la normativa lo dice, la verifica, la liquefazione va sempre fatta, mentre nella zona nord, dove i terreni sono più grossolani e la falda è anche più profonda, questa verifica può anche essere omessa, perché siamo in una situazione di stabilità particolare, mentre nella zona sud Devo accertarmi della presenza, prima di tutto, di terreni liquefacibili, nel senso che devono avere una loro granulometria. In particolare la granulometria deve essere quella sabbioso-limosa, cioè devono essere terreni incoerenti, perché i terreni argillosi non vanno soggetti a fenomeni di liquefazione. Quindi se io nel sottosuolo individuo uno strato di sabbie poco dense, comunque immerse in falda, mi devo preoccupare proprio della verifica della liquefazione, che va fatta in base alla sismicità e va fatta in base alle caratteristiche fisiche proprio del deposito, che deve essere particolarmente sciolto, deve essere immerso in falda, eccetera. E comunque nella normativa che verrà realizzata questo tipo di verifica è sempre consigliato, anzi sarà reso obbligatorio. Devo dire però che il territorio pordenonese ha avuto già un test sismico, diciamo, che è quello del terremoto del 76, e in quell'occasione noi non abbiamo avuto documentazioni, attestazioni di fenomeni di liquefazione del territorio. Questo però non vuol dire che non ci possano essere. Ho detto prima, la faglia sismogenetica del rilievo prealpino è molto più vicina a quella della faglia di Gemona, quindi sì, sotto questo profilo, se il terremoto è più vicino, chiaramente la sollecitazione sismica potrebbe essere anche più intensa, quindi non devo trascurare assolutamente questo aspetto della liquefazione. Se non ci fossero altre domande, vi ringrazio. Il prossimo appuntamento sarà il 5 febbraio. Abbiamo già passato gennaio e sarà un incontro al quale parteciperanno anche i professionisti e dove si parlerà di alcune proposte invece del piano struttura.
Quindi, ma in ogni caso vi arriverà la comunicazione, come sempre la pubblicheremo sul blog, sulla pagina di Problema Più Facile. Buona serata e grazie a tutti.